Da quanto tempo io volevo venire qui in generale a assaggiare la cucina di questo ragazzo? Valerio Braschi è il vibe di Milano. Classe 97, completamente penso autodidatta. Vediamo, anche io sono molto curioso, vediamo cosa si mangerà. Vabbè, io penso che comunque non ci sia bisogno di presentazioni, lo conosciamo tutti Valerio Braschi. E adesso però siamo curiosi di sapere cosa ci offre il suo ristorante e come andrà questa cena. Io aspetti non qui. Qua, quindi... Purtroppo ogni volta che va mangiata questi nomi le aspettative si alzano. Vediamo cosa succede. Attacchiamo. Vamonos. Sei carico? A mille. Grazie. Quindi salviettina aromatizzata all'acqua di rose. Oh, è calda anche. È da tantissimo che volevo mangiare i piatti di appunto Valerio, perché con l'edizione di Masterchef l'ho seguita in maniera assidua e secondo me è una delle migliori, quella che mi è piaciuta di più. Questa tipologia di cucina a me incuriosisce tantissimo, perché quando c'è creatività, personalità, ingredienti particolari, ne rimango affascinato. Sarà una bella esperienza. Vediamo. Menù alla mano e vediamo un po'. Questo qua è il menù degustazione per il quale voglio mandare Dierdi, un ragazzo viaggiatore. Ovviamente c'è anche il menù alla carta, antipasti, primi, secondi e dessert. Interessante quanto ti spinge, no? Ti coinvolge a prendere degustazione, perché se ci fa caso aperitivi primi e secondi sono tre portate per cada uno, cada settore. Vuol dire che vogliono raccontare la cucina dello chef. Noi penso sai già per cosa optiamo. Lui tocca, siamo qui per questo. Questo qua è il menù degustazione per il quale andremo. E a me un piatto che mi incuriosisce veramente tanto sono questi cappelletti di lasagna della Bruna. In che senso cappelletti di lasagna? Questo è già uno, poi vediamo tutti gli altri. Ale propone di fare un change nel menù. Così, volevo subito far capire chi comanda. No, purtroppo ci hanno appena avvisato che lo spaghetto con la blood targa, che è diventato da poco un suo signature, non c'è. E quindi per cambiare quel piatto lo giochiamo su un test importante, sul risotto. Il risotto... E poi siamo anche a Milano, fighe. Tassativo check del bagno. Caruccio con Valerio che ti tiene compagnia. Con questa chicchettina sopra gli asciugamanini in bagno, per me ha vinto tutto, cioè... Ti lascia le gelatine. Cioè io non capivo, l'ho detto, ho guardato, ho detto ma sono saponette. Cioè gelatine, sexy vibe. Queste le vengo a prendere dopo. Ma una me la prendo perché tanto so che me le scordo poi. Grazie mille. Allora prenderemo la degustazione. Te mi hai detto del ramen al posto dello spaghetto. Invece è possibile avere il risotto al posto dello spaghetto? Ti chiediamo troppo? Certo. Un alcolichino per... È descritto? Iniziare. No. Ok. Quindi andiamo a scoprirlo. Assaggiamo. Noi. Alla nostra. Bello frizzantino. C'è una parte di fermentato qua. Secondo me c'è della kombucha. Bello divertente questo. Però sono curioso di sapere cos'è. Ci ha detto, però non l'ho ascoltato. Ah, non l'ho capito. No, non mi ricordo. Ma cosa pensavi? Pensavo se ce la faceva pagare oppure no. Ovvio. Ce la fa pagare? Certo. Non mi ha gustato. Porta lime e San Pellegrino. San Pellegrino. Cocktail a base di albicocca, lime e San Pellegrino. Secondo me qui l'albicocca è stata fermentata, dai. Non so se è il San Pellegrino che gli dà sta roba che dice frizzante. Però non si sente frizzante. È un effervescente da fermentato. Sì. Come se fosse il kefir, una roba del genere. Bello, interessante, l'entrée della cucina. Vediamoli via via. Ti posso dire? Questa bustina è ambigua, eh. Sì. Che poi devi sapere, no, che la bustina... È commestibile. Sì, no? Sì, carta di riso, sì. Si chiama obulato. È una plastica, una finta plastica fatta con l'amido di riso e l'olio. Si inizia con questo qui, con il grasso della rubia gallega, che è questa carne spagnola, super grassa, reso in polvere praticamente. Senti poi il sapore di grasso, come se fosse quello della Fiorentina. È come se fosse tipo una patatina con l'aroma di grasso. Prova, vai. Simpatico, molto sapido. Dopo ti arriva il grasso. Quasi rancido della rubia gallega tenente al giallognolo, no? Melone con feta e cetriolo. Per rinfrescare. Finto macaron con meringa all'italiana e dentro formaggio, mi sembra. Sì. Bello formaggioso. Concludiamo con questa finta mela con dentro il fegato, fegatino. Questo sarà strano perché c'è il cioccolato all'esterno. Dolce, salato. Sì, questo è più goloso. Sì, un po' dolce, un po' salato. Adesso si inizia con le portate. La prima. La degustazione di questi tre oli molto particolari. Uno degli oli un po' più strong, dove sento il principale è quello del carciofo. Ma durante la vostra degustazione possiamo andare a ritrovare anche un pizzico finale in fondo alla gola che è dovuto al pepe. Ok. Lo chef è venuto a cercare la nostra degustazione. Perché il pepe?
perché al centro del pepe, contiene anche nel centro del pepe, quindi lascia quel pizzichio finale fuori dalla gola. Non so se, ma è una sorta di piccantezza, perché poi non è piccante. Certo. A voi. Grazie. Buonasera. L'hai messo in crisi un po' con quelle domande? Sì, perché infatti mi ha risposto anche non bene, perché il piccante non è dato dai centori di pepe, ma è dato dai polifenoli, dagli acidi grassi. No. Tu risponde così però. Però la verità è quella, perché più polifenoli ha un olio e più è ricco di antiossidanti, tendenzialmente più fa bene al corpo. Okay. Il piccante è andato da quello. E quindi è buono il piccante? Okay. Il piccante è un messaggio di dire ok, è ricco di polifenoli l'olio. Vabbè dai, l'ho fatto lo stronzo, ma non faccio più queste cose. Grissino. Qui ci si fa male, sì. Questa pagnotta. Quello è un nemico. Sto brodino carico di personalità. E ti dico che questo, già prima di assaggiarlo, questa è una bomba. Si inizia con la prima portata. Brodino, super carico di ingredienti. E anguilla affumicata, quindi si ritorna a Orbetello. Qui intingiamo il brodino e vado. Se poi l'anguilla affumicata ricorda un po' a tratti quella di Orbetello. Non la batte. Questa è molto polposa, poi molto delicato della affumicatura. Brodino invece sento un sacco il profumo di salsa di soia. Sento molto la salsa di soia. Non so se copre un po' troppo gli altri ingredienti che ci sono dentro. Mi aspettavo più vivo, più vivace. Prova a bere prima cambiando il brodo. Cambiando l'addendi, dici, cambia il risultato. Prova a bere prima il brodo, perché ti estetizza un po' la bocca magari. La soia arriva. Arriva un sacco, sì. E quasi va a coprire il dashi. Peccato. Perché il dashi già è bello prepotente di sapore. Diamo l'anguilla. Beh, comunque lo yuzu koshu arriva. Sì, però non è, mi aspetto di più piccante. Più prepotente. Sì. Io ho una ricciola australiana marinata con ione che avete appena assaggiato con del sale, mango ed è pollo fresco. A seguire vi ho preso il tubero giapponese che si chiama radici di wasabi, che vi dà un po' di piccantezza. Ancora più su che questa foglia d'ostrica, appunto perché sa di ostrica. Nell'insieme resta un vegetale. Ma consiglio adesso di assaggiare una di queste foglie perché sono fuori di testa. Cioè io pensare che dei vegetali, delle piante hanno dei sapori di esseri viventi non ha senso. Sai di che sa? Di prato tagliato la domenica mattina. Sa di nonno che taglia l'erba col tagliatosa. Non ti dava il ricordo dell'ostrica? Non ho mangiato così tanto ostrica in tutta la mia vita. E poi questo pesciolino dell'oceano, australiano, sashimi. Bello fresco, molto fresco. Quello che mi lascia questo piatto è la freschezza principalmente, più che i sapori. Sono curioso di sentire il piatto fresco del nonno. Perché poi, perché non deve essere fatto la nonna al nonno? La nonna cucina la domenica. È vero. Scusa. Sì, però boh, l'ho assaggiate altre foglie d'ostrica, tipo da Uliassi le usavamo, te non hai idea quante. Erano più forti. Questo è vero, c'ha tanto più di odore, cioè di sapore erbaceo. Ricciola che ha detto hanno scelto quella lì dell'oceano, quindi dell'Australia, per la sua consistenza più carnosa. Infatti è quella polposa. Non trovo, giuro che non trovo il wasabi. Il wasabi, boh. Perché il piccante ti dovrebbe arrivare con il wasabi. Non vedo nemmeno parti verdi grattate sopra della radice. Diverse stratificazioni, bello cremoso, ci sono le lumache. Qui consiglio di prendere tutti e tre gli strati. Sopra crema bourguignon, lumache, poi questa cremettina di chorizo. Ceci e dentro c'è una pasta di chorizo. Ah, pasta di chorizo, ok. Buon appetito, ragazzi. Ritorno sempre, i nostri super nemici. C'è la pasta di cecio che vi riporta un po' al sentore di terra, rimanda un po' appunto all'ingrediente principale che è la lumaca. In particolare è proprio un'esperienza vivida questa qui. Non sono un fan delle lumache, però riconosco che è una bella esperienza particolare. Affondiamo bene il cucchiaio. Te con le lumache come stai messo? Io la grande. Sì. Non ho i tuoi problemi. Sulle lumache. Ma io mangio tu. Te, anche te mangi tutto. Hai un problema con le lumache. Ma sono visce, sbavano. Burro si sente da bourguignon, la cottura delle lumache. È divertente perché arriva la parte spagnola per il chorizo, la parte francese per la tipologia di cottura di lumache e poi quasi la parte toscana, se si può dire, per questa vellutata fatta a spuma di ceci con l'olio a rosmarino. Però ti dico, due difetti secondo me di questo piatto, posso dirgli? Sì, sì. Poi mi dici se concordi.
piatto caldo sul piatto freddo, cioè portata è calda sul piatto freddo e quindi sei un po' perso di temperatura e poi manca un po' di sale, manca un po' di nervo. Non ti manca? Soprattutto sulla lumaca, la parte sapida. Ma io meno la sento lumaca, meglio sto. Assaggiala. Vede il piatto freddo, trova la giustificazione. Questo qui non ci avevo fatto caso, però è vero, perde un po' di temperatura. Ma il piatto è buono, eh. Il conto vai a sapere quanto è. Qui devi stare attento proprio sui dettagli e lì il critico ne esce. Allora, piatti sempre super elaborati. Questa salsa Tom Yum, super carica di ingredienti. Wow, porca vacca. Ma è inaspettato. Cioè pensavo fosse esattamente l'opposto questa. Assaggiamo questa tartare di gambero blu, che è bellissimo, un bel aspetto. Quel cardoncello. Aspetta. Il sapore del gambero e il ruolo del cardoncello. Cioè la salsa è molto saporita. Il gambero che è bello fresco. Non riesco a valorizzare tutti gli ingredienti, a dargli un ruolo preciso nel piatto. E sta più entusiasmante anche solamente la salsetta da sola. Tom Yum, che è uno dei piatti iconici della Thailandia, è una zuppa di pesce e crostacei, qui un pochino rivisitata, con il gambero blu e il cardoncello. Proviamo. Il gambero ci sta, è piacevole, ma secondo me funge tantissimo la componente masticazione. La salsa piccantina, il lemongrass arriva, che è un piacere. Il perché no hanno deciso questi elementi? Non danno il vibe, no? Io mi aspettavo dei sapori più da schiaffo in bocca. È uguale anch'io, uguale. Sono delicati, sì. Bilanciati. Beh, no? È il suo stile, così. Guardando dei video di Valerio su TikTok so anche che i brodi sono un po' la sua droga, no? Un po' un fetish. Sì, lui ha un fetish sui brodi. Questo qui è uno dei suoi brodi più preferiti. Ci aggiunge anche qui un pochino di soia per dare l'umami, un bordello di spezie. Dai, vediamo. Ma lo provo prima io. Vai. Questo sa d'agnello, E l'anice stellato, bello pieno in bocca. Io questa roba qui le berrei attazzate prima di andare a dormire. Mignolini. Wow. Per me in gola proprio. Non me l'aspettavo. Non ci lascia, fra. È vero. Sapore d'agnello. Sa d'agnello. Un brodo d'agnello che sa d'agnello. Ha un brodo d'agnello che sa d'agnello. Questo brodo d'agnello sa d'agnello. Questo qui è il piatto che vi dicevo all'inizio, ci siamo arrivati. Cappelletti, lasagna della Bruna. Unione di due nonne in un piatto. E appunto si trova questa lasagna scomposta e ricomposta all'interno di un cappelletto. Esonda all'esterno del cappelletto e ripieno. Però non mi dà quelle vibe di lasagna che mi aspettavo. Il sapore di besciamella non lo sento così incisivo come dovrebbe essere una lasagna. Si sente molto la carne. La fonduta di parmigiano non capisco perché è mezza annacquata. Cioè, si sentiva la fonduta di parmigiano sotto? No, poco. Diciamo che devi molto pensare alla lasagna. Purtroppo fra io sta roba, te l'ho detto anche prima, dei piatti freddi. I piatti. Cioè io sto mangiando un piatto che sì, abbiamo fatto i close up, foto, quello è. Però quanto avremmo aspettato? Un minuto e mezzo? Sì, dai. Però stiamo mangiando io sto mangiando il piatto completamente freddo. Comunque, sì. Te che dici, fra? Non t'ha fatto di proprio wow. Mi esprimo alla fine. Quando siamo lontani. Sì. Ed ecco qua la portata fuori menù che abbiamo fatto sostituire. Il risotto. Risotto mantecato nell'aneto con pecorino, aglio nero e lomi. Dalla distanza mi ricorda un po' il profumo e il fondo di caffè. E da vicino invece qualcosa di molto secco. Bruciato quasi. Questi ingredienti sopra. Un'esperienza particolare, nuova, che danno un bel carattere al piatto. Sono curioso il giudizio di Ale, che lui è esperto ai risotti. Non toccare il piatto. L'ha sentito, l'ha fatto. Io lo devo abbracciare. L'omi l'ho sentito tante volte, la prima volta l'assaggio. L'omi è... Prima assaggio, sennò poi si fredda troppo. Ok, tanto è già freddo. No. Non è male, eh. Risotto...
mantecato all'olio, il chicco bello carnoso, salsa al pecorino che ci sta, che gli dà sapidità, e lì poi c'è il gioco un po' di liquirizia che dà l'aglio nero, c'è il gioco dell'omi che è una preparazione persiana, mi pare, viene messo questo limone sotto sale e poi viene fatto essiccare al sole, per questo poi diventa nero. Forse mi ha lasciato un po' perplesso il risotto perché è mantecato nell'olio, non è il burro come è abituato magari, quindi è un'esperienza particolare, però sì, nel complesso un carattere interessante questo. Cluster 51, che è moro oceanico, chiamato anche vaghi del mare, è un pesce australiano che viene pescato a 2000 metri di profondità e 4000 km dalle coste, e ha una carne molto compatta e candida come la neve, ha un retrogusto quasi di cocco fresco. Lo accompagniamo a una salsa fatta con fondo di manzo e grasso di rubia gallega, che è una mucca galiziana che ha il grasso molto giallo e molto saporito. Il sapore comunque della carne lo si sente molto grazie anche alla lavorazione della salsa, perché viene emulsionata con ultrasuoni, e questo fa sì che diventi più stabile, si leghi meglio e il sapore appunto di esalta ancora di più. Ricordo che quando vinse Masterchef, il primo attrezzo che comprò di cucina fu la macchina ultrasuoni con i 100.000 euro, mi ricordo che vince Masterchef comprò la macchina ultrasuoni. Peso è questo, madonna, è tanta la lavorazione. Sentite, sono curioso di questa salsetta innanzitutto. Madonna, bella intensa di grasso, l'essenza del grasso questa. Vediamo questo pesce, che poretto, sono andato a disturbarlo a 2000 metri di profondità. Pesce super liscio, pensavo fosse più densa la polpa. Non sento quella nota di cocco fresco che diceva nella sciamano, il retrogusto alla fine. Quella cottura in padella fa sì che ci sia comunque una crosticina tutta intorno al pesce, che è veramente molto buono. Il pesce è devastante. Ha una consistenza tutta sua, come anche la sua grassezza. Simpatico, eh. Ti lascia questo finale anche leggermente, non so se vuoi a te, amarognolo. Sì. Ma non è male. Gelato al pepe di Sancho. Cavolo è sta roba? Che esperimento è? Pre-dessert. Le uova di trota devi proprio schiacciare per sentire la sapidità, eh. Quindi, occhio. Cioè, dovete mordere bene. Mi aspettavo una sapidità più spinta, invece è abbastanza equilibrata con la freschezza e il dolce. Le uova di trota devi schiacciare bene, cioè, se no non esce la sapidità. Mi prendo un po' di uova di trota, va? Devi prenderle. Non riesco a rompere. Vedi, vero? Però se mordi alla fine le uova di trota è come se annullassi tutto quello che prima. Bello intenso se poi la bicocca, cioè ritorna bene. Pan di Spagna che va un attimo a tutire anche il freddo del gelato. Normale, cioè niente di troppo eccezionale per me. Il dolce è sempre particolare perché spesso e volentieri non ti fa dire cavolo, è all'altezza di tutto il percorso di gustazione che fai. Vediamo, può darsi che questo sia una bomba. Usa tantissimo l'albicocca, questo di sicuro è una base di bavarese sotto, o comunque cioccolato. Molto budinosa, al cioccolato biondo, al mousse. Te l'hai beccato il zucoscio? Un po' pizzicantino nel gelé in mezzo. Guarda, te lo metto il piatto più buono che ho mangiato qua, qua dentro. Zio, non è che ci volevano tanto, No, è buono, però è carino lo yuzukoshi qui nel dolce, Sì, si lascia il pizzicantino alla fine questo yuzukoshi. Adesso conto finale e poi conclusioni. Vi lascio un'ultima coccola da parte della cucina, vignale, zafferano e miele glassato con una glassa al rosmarino, un mini cake morbido alla banana e un croccante al caramello con insalto di cereali. E invece al centro avete degli spicchi mezzaluna fatti di guava sotto forma di gelatina e poi ripassati nello zucchero, che sono quelli più freschi. Come ultima chicca io vi lascio uno di questi, è il finto bianco del vibe che Valerio l'ha ideato per sovvenare un po' tutti i tabù intorno al sesso e alla sessualità in generale. Perché l'ho visto anche in bagno e... Sì, ci sono i profilattici finti, che sono caramelle al pesce un po'. Cioè, mamma, non è quello che sembra. Tutto ingrippato, bravo. Buono il bignino. Pietra di caramello. Ricorda il magnum, quello con le nocciole. Chiusere in freschezza. Che bella dolce. Conto finale, vediamo un po'. 3, 2, 1, reaction in diretta. No, beh, dai, 159 a testa, 160.
È tantissimo. Il problema è questo. Questo qua, 30 euro per i due analcolici, zio. Cioè, un po' di succo d'arancia, 15 euro a te. Succo albicocca, 15 euro a te. E lì c'è un po'. Io pensavo fosse una cosa compresa inizialmente. Conclusione finale, adesso andiamo fuori. Piacere, piacere. Valerio, piacere. Piacere. Come il lavoro è fatto di pensiero. Cioè, se io perdo la possibilità di fare il mio pensiero, non ha neanche più senso. Perde la passione. Olle, allora. Eccoci qua, esperienza di 4 ore, bella lunga, 4 ore dentro un ristorante è tanto. Tanto. È tanto, a me come esperienza ti dirò, non è che mi ha fatto impazzire. Bene su alcuni punti, ma molto difficile su tanti altri, personalmente. Boh, mi ha lasciato molto perplesso. Nel mentre si mangiava, alla fine del menù, da Valerio, da quando l'avevo visto a Masterchef, da come lo seguivo sui social, mi sembrava una persona molto più frizzante, no? Roba così. Si è rispecchiato un po' nel menù, però non tanto nel gusto e nei sapori. Penso fosse più delle sberle, no? Come dici te. Però dopo parlandoci ho capito meglio la sua filosofia, quello che vuoi trasmettere. E effettivamente, cioè, si è rivisto nei piatti. Valerio, cioè, come ci raccontava, sta facendo un percorso totalmente diverso da quello che fanno i cuochi normali. Totalmente differente. Lui totalmente si dice da autodidatta, non ha mai lavorato come dipendente in cucina da altre parti. Ha i pro e i contro. Io da cuoco ho visto entrambe le facce. Ho mangiato leggermente sopra la sufficienza. È un ristorante che, cioè, mangi bene. Conto una bella fioccata. Sì. Però dai, la sufficienza gliela do. Sta intraprendendo una gran bella impresa. Bella, bella tosta, penso. Io non mi intendo il mondo della cucina, però cavolo. Punta alle stelle, sì. Difficile. Il concetto di cucina fra lui è molto difficile. Gran bene ingredienti. Cioè, a me piace comunque questa cucina con ingredienti che dici, come cavolo ha fatto a scoprirli. Però nell'abbinamento forse ancora c'è il passo di maturità a livello pratico di cucina, di gusto. È una cucina giovane che ha tanti pregi e tanti difetti. È da capire. Ho risolto una curiosità e perciò ragazzi, noi ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.